Senta, volevo chiederle come sta proseguendo appunto la campagna vaccinale contro il Covid. Sta andando molto bene. Ieri sono stato a inaugurare il punto del Meyer e devo dire che il Meyer rappresenta un po' un simbolo di operatori sanitari che si stanno vaccinando in tutti i luoghi che noi abbiamo individuato, i 13 presidi della Toscana, e man mano che ci arrivano i vaccini vengono somministrati con molta tempestività. Quindi dipendiamo naturalmente da quello che è il corso vaccinale della Protezione Civile a livello nazionale, sono loro a mandarci i vaccini, ma la macchina da guerra che abbiamo messo in campo ha una grande efficienza. Anzi, in questo momento vedere luoghi come il CTO, il punto di Careggi, dove riusciremmo a somministrare anche 800 vaccini il giorno negli 8 ambulatori della Stecca che è stata messa a disposizione in perfetto isolamento dalle altre strutture ospedaliere, ci porta a dire speriamo ne arrivino di più perché abbiamo la capacità di somministrarli immediatamente. Ci si aspetta anche di arrivare il prima possibile nella zona gialla. Nella zona gialla ci siamo, ieri nella tabella delle regioni siamo chiaramente nella fascia di maggiore sicurezza a livello nazionale. Per i dati di contagio non abbiamo ormai da giorni picchi superiori ai 500 contagiati il giorno, sappiamo ci sono regioni che superano i migliaia costantemente. Nel rapporto fra tamponi e contagiati che vengono, nella liberazione dei posti Covid e delle terapie intensive. Sono lontani i giorni in cui avevamo più di 2.200 posti Covid, oggi i dati sono sui 900 e le terapie intensive ogni giorno segnano un abbassamento.